attention. Pink on the lips of your lover, 'cause pink is the love you discover. Pink as the bling on your cherry, 'cause you are so very pink. It's the color of passion, 'cause today it just goes with the fashion. Pink, it was love at first sight. Yeah, pink when I turn out the light. And pink gets me high as a kite. Ed eccoci tornati a Frammenti dal passato. Questa sera raccontiamo di antiche madri in compagnia del professore Carlo Rescigno, ordinario di archeologia classica presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, il quale ci racconterà delle matres, delle famose matres di Capua e di quel santuario governato da una dea a cui venivano queste matres donate. E Carlo ci ha appena donato questo brano musicale che abbiamo ascoltato, che adesso però ci deve raccontare e ci deve dire come mai appunto ha deciso di donarci questa musica. Ah, niente, molto banalmente mi mette molta energia, mi piace moltissimo. Poi il rosa è il mio colore dell'anima e poi perché questa canzone scompagina un po' tutte le cose che si pensano stabilite e definite, e quindi creando quella confusione allegra ci predispone, secondo me, ad un'accoglienza della vita in tutte le sue diverse sfaccettature e diversità. Quindi questa è la motivazione principale. Quindi dinamismo. Sì. Molto apprezzato da Davide. Bene, allora, quindi di cosa dobbiamo raccontare questa sera? Di questo luogo magico, innanzitutto, dove siamo? Dove andiamo? Dove ci sì, porti? Vi porto in un luogo che è quello dell'attuale Santa Maria Capua Vetere, al contatto e al confine con il comune di Curti,
che è una realtà diversa oggi, cioè in antico avremmo trovato un territorio in parte segnato dagli abitati attuali e in parte organizzato in maniera anche molto diversa da come lo vediamo oggi. Al posto di Santa Maria e di Curti vi era la Grande Capua, una grande città fondata dagli Etruschi in una zona pianeggiante a controllo della fertile pianura campana. Oggi il nome di Capua è immigrato nella Capua nell'Anza del Volturno ed è nella Capua medievale, ma in origine la Capua antica, la Capua Vetere, era nel sito dell'attuale Santa Maria Capua Vetere. Il Santuario delle Madri si trova in un'area prossima al comune di Curti ed in antico era proprio a difesa della porta orientale dell'antica città di Capua. Che cos'era? Era uno di quei santuari destinati al rapporto con la divinità, con le divinità oltre il visibile, e come spesso accadeva nelle città antiche, che avevano una loro architettura fisica fatta di strade, di città, di piazze, e avevano un'architettura invisibile che permetteva a loro stesse di mantenersi e di funzionare, di tenere insieme quella comunità di uomini che formava la parte sostanziale della città, i santuari, i luoghi di culto che si rispondevano, erano distribuite secondo delle architetture invisibili ma importantissime, legate alle attività rituali, alle feste, nel corpo della città, intorno alle mura e nel territorio. In questo modo si rendeva culturale il territorio, la città, la si inseriva nelle maglie del possibile, governato dall'uomo e dalle leggi divine. Questo santuario era un santuario che guardava al ricchissimo contado che circondava Capua. Capua era famosa per la sua produzione agraria, per la ricchezza dei campi, per la fertilità del suolo, e questo santuario, fra i tanti che sappiamo erano presenti in questo territorio, era quello più aperto verso la campagna, verso la ricchezza principale di Capua, ed era perciò stesso frequentato dalle principali famiglie dell'antica città di Capua. Questo soprattutto, ecco, stiamo parlando di un'epoca molto antica, sì. Non come potremmo magari immaginarci dell'età romana, ma noi parliamo addirittura probabilmente del quinto secolo, anche prima, perché la cosa particolare avanti Cristo circa. E la cosa particolare di questo santuario è che poi lo ritroviamo anche in altri documenti, ma qui in maniera in altri luoghi, ma qui in maniera particolarmente significativa, è la resilienza, l'attaccamento della gente a quest'area di culto. Capua viene fondata, abbiamo detto, dagli Etruschi. Il santuario comincia a vivere poco dopo la fondazione ed esplode nelle sue forme architettoniche, cioè con un tempio, con delle decorazioni, degli altari, e lo avremo visto ben apparecchiato già nel corso del VI secolo avanti Cristo, in piena epoca etrusca. Poi la città viene conquistata alla fine, nella seconda metà del V secolo avanti Cristo, da un popolo italico, il popolo dei Campani. Quindi tutto cambia, cambiano i magistrati, cambia addirittura la lingua, non si parla più l'etrusco ma si parla l'italico, cambia anche la forma proprio dei calendari, quindi delle feste, però questo santuario continua a funzionare, continua a conservare quel suo segreto di dolcezza nei confronti delle difficoltà della vita. Evidentemente era capace, la divinità che lo governava, di rilasciare qualcosa di estremamente positivo a chi lo andava a frequentare. Aveva lasciato nel territorio delle strutture rituali, delle soluzioni per i mali della vita, che non muore neanche con la conquista italica. E ancora nel primo passaggio alla romanizzazione, dopo i fatti di Annibale, quando ancora una volta tutto comincia a cambiare un'altra volta, la città resta ancora in mano degli italici, ma tutto comincia a cambiare a favore di Roma. Roma punirà molto duramente Capua italica, che era passata dalla parte di Annibale, ne confischerà l'agro, quindi le terre tanto ricche, ma il santuario continuerà
a esistere, perché evidentemente la voce della divinità che vi era albergata era talmente forte, talmente persuasiva, che nemmeno la cesura annibalica era riuscita a sradicarla. Dovremmo aspettare un altro momento molto forte nella storia della città, la vera romanizzazione, che comincia con Cesare, quindi siamo ormai nel primo secolo avanti Cristo, quando la città viene ancora una volta inserita in una logica di ridivisione della terra, che a quel punto il vecchio culto della divinità che governava i campi, quell'assetto che era stato dei vecchi possessori di Capua, viene sentito ormai come desueto ed anzi nocivo al nuovo ordine costituito, e il santuario verrà ritualmente smontato, seppellito, e sulla sua area si diffonderà successivamente una necropoli. Però questo seppellimento rituale ha permesso a questo insieme di informazioni, di testimonianze, di arrivare fino a noi, grazie appunto al racconto della terra. Quindi un santuario che vive per circa 500 anni. Sì, ha una lunghezza molto, molto ampia, e soprattutto c'è questa sorta di resilienza, se vogliamo usare un termine tanto alla pagio. Anche sì, infatti, termine che adesso si porta. Sì. Ma perché anche forse l'amore, ecco, l'affetto per quel luogo viene trasmesso, no? Forse anche questo attraverso, se guardiamo, le generazioni, attraverso la gente. Se guardiamo ad una storia fatta appunto di persone e non solamente di funzioni e di eventi storici, in genere l'archeologo è questo quello che ciò cerca e indaga, le funzioni, i grandi cambiamenti, però a volte è possibile anche ascoltare queste voci lontane, e nel caso del santuario di fondo Patturelli, lo chiamiamo così perché il vecchio proprietario del fondo era il fondo apparteneva a una famiglia storica di Capua, prima dell'unità d'Italia, prima del 1860, possedeva questo appezzamento, e la famiglia dei Patturelli, che ha dato parecchi architetti al regno borbonico e alla reggia di Caserta, e grazie a una serie di doni matrimoniali questo fondo arriva nelle mani di uno di questi Patturelli, con la passione per l'antico, iniziano degli scavi e comincia un'archeologia a metà fra la rapina e la voglia di conoscenza, fin quando poi interverrà, dopo l'unità d'Italia, anche un'archeologia ufficiale che cercherà di preservarne i valori e le testimonianze, e mentre prima molti degli oggetti ritrovati erano confluiti in raccolte ed erano stati venduti, ancora oggi noi possiamo trovare anche nel Museo del Cairo in una pecetta di un pezzo di terracotta conservata ed esposta nelle vetrine del museo, l'indicazione Curti, vicino Capua, ecco, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento si compone un museo storico importante che non tutti hanno visitato e che meriterebbe di essere visitato, perché è uno dei musei più belli della nostra Italia meridionale, il Museo Provinciale Campano, che nasce proprio per fermare questa emorragia di materiali e di testimonianze, far sì che la storia di terra di lavoro, che tanto colpirà la fantasia di chi verrà dopo. Pasolini ha scritto delle cose bellissime sul fango, sul tufo, di cui sono fatte poi anche le nostre madri, eppur non parlando delle madri sembra di leggere nelle sue parole qualcosa del valore delle madri. Ecco, tutte queste testimonianze confluiranno in questo museo, e ancora oggi conserva il suo geloso segreto proveniente da Fondo Patturelli. E allora, prima che si costituisse questo museo, ci sono degli scavi fatti da un tal Giovanni e Carlo Patturelli. Sì, sono scavi, però noi tendiamo poi sempre a guardare al passato, alla nostra storia più lontana, sempre confrontandola col presente e trovandone tutte le manchevolezze. Però quella era un po' la pratica di quegli anni, si scavava per recuperare oggetti, c'era un commercio antiquario molto ben organizzato, e in alcuni casi, non in tutti, vi era anche la possibilità di, in maniera legale, di attivare questo commercio. Però si comincia a sviluppare anche l'interesse per una archeologia intesa come scienza, e a quel punto si capisce che gli oggetti non possono essere banalmente strappati alla terra, ma devono essere documentati. E allora
il nostro Fondo Patturelli purtroppo entra sulla scena del comporsi dell'archeologia ufficiale tardi, quando non è ancora avvenuto questo passaggio definitivo ad un'archeologia scientifica, e per cui purtroppo molti dei documenti sono arrivati a noi belli, intensi, nei singoli oggetti, ma si è perso quel contesto che solo uno scavo sistematico e scientifico può restituire ai singoli oggetti. Anche Vilamovitz, il grande filologo, visitò gli scavi e potette descrivere le stratigrafie, cioè che ovviamente lui non le definiva così, ma vedeva che nel corso dello scavo era possibile riconoscere degli strati in cui erano deposti gli oggetti e capire che vi erano stati dei momenti di cesura nella vita del santuario. Questo che fa l'archeologo oggi con molta maggiore acribia, cerca di ricostruire come entra in scena un monumento, una costruzione, una casa, in questo caso un santuario, come